Ciao Prataroli, oggi è molto semplice. Con questo la bici la blocchi, con questo la bici la segui. Di che stiamo parlando? Iscrivetevi e scopritelo con noi. Sul mercato ci sono molti sistemi di tracciamento da utilizzare anche sui veicoli. Uno molto noto, quello della mela, piccolo e facilmente nascondibile e praticamente gratuito. Questo è un pochetto più ingombrante, ma ha delle funzionalità che altri non hanno. Cos'è che rende unico il nostro sistema Tracting? Che è un sistema GPS collegato a una SIM, a differenza di un altro sistema decisamente più compatto, ma che ha bisogno di una rete dedicata per poter inviare segnali. Qual è la differenza all'atto pratico? Lui ti telefona. Per quest'altro invece hai bisogno di consultare l'app per verificare dov'è la posizione. Un costo maschio per un rischio fischio. No fischio, rischio, ma un rischio maschio, rischio basso, sì esatto. Costa un po' di più di circa 35 euro della pasticchetta, ne costa circa 130, più un abbonamento annuale modesto. Però conviene soprattutto se la bici è di valore, sia economico sia affettivo. Bene, facciamo una comparativa, vediamo come funziona Tracting. Allora, faccio finta di rubarmi la bici, mi trasformo in ladro. Bene, in sintesi, che ha di tanto straordinario questo sistema Tracting rispetto a altri sistemi presenti sul mercato? È proattivo, ti avvisa lui. Diversamente devi tu aprire app, andare a cercare e verificare. Invece lui ti telefona, si attiva e invia innanzitutto una notifica. Dopo qualche secondo arriva anche una telefonata dal numero americano. Salvatevelo, se no non lo riconoscete. E questo è il nostro amico guardiano. È composto da un tassello a espansione che si andrà a fermare all'interno del canotto della forcella, mentre dall'altra parte abbiamo il plug per la ricarica. Come si installa? Andiamo a vedere. Eccolo qui. Installarlo è facilissimo. Questo è il dispositivo e lo infiliamo qui. Voilà, basta stringerlo bene e il tassello ad espansione farà presa all'interno della nostra forcella. Possiamo aiutarci con l'apposita chiave. Fatto questo, cappellotto di copertura. Tac. Quando va caricato? Semplicissimo. Basta armarsi il apposito gavetto e tac, metterlo in carica. Quando ha luce verde è pronto, ma tanto la batteria dura mesi, tranquilli. Quando usare Tracting? Beh, ogni volta ci dobbiamo fermare, che sia solo per un caffè oppure magari se stiamo praticando cicloturismo, se dobbiamo fare rifornimenti fuori da un supermercato, oppure se siamo in un bed and breakfast che non ha una struttura chiusa dedicata alle bici. Ogni volta dobbiamo lasciare la nostra amata a due ruote, attiviamo Tracting. Beh, che te ne pare questo sistema Tracting? Interessante, vero? In descrizione trovi il link al sito ufficiale dove troverai altre informazioni tecniche. Per il resto iscrivici, metti like e segui, così verrai aggiornato sulle nuove novità. Ciao Prataroli!